Il terzo premio oggi, non in ordine di importanza, è questo libro Buon Vento. Viaggio nel gusto. Viaggio nel gusto di Sabrina Merolla, che è qui. E dunque Sabrina, ci racconti come nasce questo libro e perché sei stata premiata? Perché sono stata premiata? Non lo so, bisognerebbe chiederlo ad Antonio Prota, che è l'ideatore e il deus ex machina di questo formidabile progetto Green Road. Buon Vento nasce nel 2008, è una trasmissione televisiva che il pubblico pugliese, lucano e molisano conosce bene. Una trasmissione televisiva nata per valorizzare, scoprire e portare al grande pubblico del meridione, attraverso le reti del gruppo Norva, che ha trasmesso questa trasmissione, questo programma, la conoscenza, la divulgazione del valore delle nostre coste. Quindi è nato come programma di valorizzazione del territorio costiero, da Policoro all'Isola Tremiti, attraversando la costa pugliese. Poi, a distanza di un anno, si è trasformato in un format televisivo adattato anche ai paesi dell'entroterra, che a grande richiesta reclamavano di poter essere protagonisti di questa trasmissione, che ha un taglio particolare. E parte con l'introduzione paesaggistica, naturalistica, ambientale, e poi pian piano Sabrina entra e svolazza, fluttua tra borghi, centri storici, monumenti e campagne alla scoperta dei tesori della terra di Puglia. Su questo percorso, giusto? Questo è un edit del percorso di Buon Vento, perché io in 5 anni ho realizzato oltre 100 puntate televisive, quindi oltre 100 località. A distanza di 5 anni ho avvertito l'esigenza di certificare questo percorso, e chiaramente non ho potuto scrivere un libro che raccontasse 100 località, perché per questioni di tempo e anche per ragioni narrative sarebbe stato immenso, molto enciclopedico. Ho selezionato alcune località con un criterio di scelta: incontrare in questi luoghi i grandi protagonisti del gusto pugliese, ed unendo ristorazione, enogastronomia e agroalimentare, unendoli insieme, sono imprescindibili l'uno dall'altro, fondendoli in questo percorso. Per cui chi legge Buon Vento Viaggio nel Gusto scopre che ad Orsara di Puglia c'è uno degli chef più famosi d'Italia, che esporta le risorse, le caratteristiche della nostra terra, che è Peppe Zullo. A Monte Grosso di Andria c'è Pietro Zito, altro emerito della ristorazione. A Ceglie Messapica, quindi andiamo nel Grande Salento, c'è il Cibus con Lilino Siribello e la sua famiglia, insigniti recentemente tra l'altro dei 3 gamberi dal Gambero Rosso, insieme a Pietro Zito. Ma ci sono anche tanti giacimenti territoriali, come per esempio nella terra in cui ci troviamo adesso, terra delle 100 masserie, a Massafra, nelle campagne tra Massafra e Crispiano, c'è un vigneto giardino, un vigneto d'autore tra i più belli d'Europa, che è il vigneto di Amastuola, 110 ettari di filari che scorrono nella terra della Magna Grecia, nella terra degli Ori di Taranto, e formano una grande onda del tempo. Tutto questo è stato disegnato dal più grande paesaggista europeo, che è Fernando Caruncio. Poi andiamo a Trani, a scoprire il fortino di Trani, che è un monumento magnifico, che all'interno ingloba una chiesa sconsacrata, che all'interno a sua volta ingloba un tempio della gastronomia, le Lampare al Fortino, recentemente è diventato Terrazza Bella Vista. Ecco Sabrina, quindi una Puglia ancora tutta da raccontare, come dice la tua editora di Gelso Rosso, che è proprio alla Puglia ha dedicato a questo punto la sua attività imprenditoriale, sì. No? Che da questo punto di vista io dico sempre che a noi pugliesi ci ha danneggiato l'immagine che di noi ha dato Abate Antuono, ti ricordi, milanese al 100%, eccezionale. Quella roba lì faceva pensare che la Puglia fosse una terra di così, di poveracci, invece non è così, la terra è una regione ricca di cultura, di idee, di progettualità, giusto? Sì, devo comunque dire, il mio parere personale, che queste le emerite personalità pugliesi, da Banfi a Michele Placido, a Renzo Arbore, ce ne sono tante, sarebbe inesauribile la lista, hanno indubbiamente negli ultimi decenni contribuito a localizzare la regione innanzitutto.
E poi è stato merito di illuminati imprenditori locali capire che avevano a disposizione un tesoriere e fare quello che il presidente di Confindustria Puglia oggi ha sottolineato, l'export di questi prodotti, cioè risultare ufficialmente come la prima regione in Italia che esporta il proprio prodotto interno all'estero significa che abbiamo lavorato bene, che quegli imprenditori hanno lavorato bene e che sicuramente hanno a disposizione prodotti di estrema qualità che vengono apprezzati in giro per il mondo. Se il prodotto poi può diventare il perno, lo strumento per mettersi alla scoperta di un territorio, come per esempio il fungo cardoncello, famoso in tutto il mondo, che è dell'Alta Murgia, e quindi l'appassionato di fungo che viene a scoprire il territorio dell'Alta Murgia e scopre che lì c'è un parco nazionale che si chiama Parco Nazionale dell'Alta Murgia, dove al confine c'è Castel del Monte, sito UNESCO, dove c'è Andria, città federiciana per eccellenza, c'è Altamura con la cattedrale federiciana, c'è Gradina con il suo habitat rupestre, Ruvo, Corato, si può fare un percorso magnifico che poi risfocia sull'Adriatico proprio attraverso Trani, ma ci sono tanti altri esempi. Quindi secondo te i politici che amministrano la Puglia hanno fatto bene o no? Ma questa è una domanda molto imbarazzante, ma io penso di sì. Anzi sono convinta di questo perché di chi Vendola, tanto per non far nome, ma penso di sì, perché è stato proprio attraverso il presidente della regione, questa regione, ma anche i loro predecessori, perché c'è stato un unicum, quindi un filo conduttore che pian piano è stato curato, coltivato, e una continuità, c'è stata una continuità che, come tutte le continuità benemerite, ha portato a successi e risultati sempre crescenti. E indubbio il fatto che aver creato un brand Puglia che oggi è riconoscibile, questo marchio a sfondo bianco con la scritta azzurra che ha i colori della nostra costa, della nostra atmosfera, i colori del Salento, i colori della costa tarantina, della costa garganica, significa aver fatto un lavoro di riconoscibilità del posto. Quindi, c'è una Puglia o le Puglie? Le Puglie, indubbiamente. Sono tante Puglie, e sono tante Puglie che ancora mantengono la loro identità, dalla Daunia, che è il nostro Trentino, la nostra montagna, al Gargano con tutta la sua storia magnifica legata all'era di Enrico Mattei, legata a Vieste, a Peschici, a questi siti che hanno fatto la storia del turismo pugliese. Poi si scende giù, c'è la Murgia, l'Alta, poi la Bassa, c'è la Valle d'Itria, cuore pulsante di questa terra, con Alberobello, altro sito UNESCO, Martina Franca, Loco Rotondo, e poi si scende giù verso il Salento, terra ambita, terra ambita da sognare, terra ambita. Perché? Perché bisognerebbe farci un salto, viverlo, e che quel salto possa prolungarsi, perché così sarebbe. È una terra di confine, definibus terre, dicevano i latini. Io invito a fare un percorso nel triangolo Otranto-Gallipoli-Santa Maria di Leuca per scoprire un'altra Puglia, una Puglia di tradizioni ancestrali, una Puglia di sole, di sapori, di colori ancora fervidi, ancora vividi, ancora autentici. Per esempio, c'è una chicca: la strada che collega Otranto a Santa Maria di Leuca, la strada costiera, è definita la strada più bella d'Italia. Questo in pochi lo sanno, però è un'attestazione che arriva dal Turing, quindi da un ente di tutto rispetto. Ma dirò anche un'altra chicca. Sempre su questa litoranea basta fare in direzione Tricase, quindi da Tricase Porto a Marina Serra, 7 km, 8 km nell'entroterra, e fermarsi a scoprire il boschetto delle Vallonee, dove c'è la quercia vallonea più antica d'Europa. Che meraviglia. Parliamo di 800 d.C., quindi 800-900 d.C., una quercia che aveva 300-400 anni quando Federico II solcava i sentieri di Puglia e veniva a costruire i suoi castelli. Ebbene, dai Sabrina, non resta che farti gli auguri per quest'opera che sarà, immagino, la prima. A questo punto tu diventi una testimonia di questa terra, o no? La prima opera editoriale, ne sarei fiera e orgogliosa, e un lavoro che svolgo con molta consapevolezza e con molta responsabilità. E il mio augurio per voi è buon vento ad Affari Italiani, che hanno una radice pugliese molto importante. Grazie, direttore. Grazie molte.